Signori, buongiorno. Oggi è il primo maggio e vogliamo cominciare con una immagine rasserenante. Buongiorno a tutti. Come va? Tutto a posto? Gianluca Guidi con noi oggi vestito che sembri, guarda, con la camiciola in jeans, però è della marca quella lì. Del cavallo. E poi soprattutto non si vedeva dagli anni '80 l'uomo col borsello. La tolfa, come si chiama? Una gay bag. Da primo maggio. Oggi è da primo maggio. Amici. Buona festa piuttosto che dire dei lavoratori, della gente che cerca lavoro, visto le percentuali di disoccupazione che c'è nel nostro paese, circa l'88% di disoccupati. Noi facciamo un augurio. Era 38. Ti hai messo paura, pensavo che mi avessero licenziato. Chiedo scusa, era il 38%, quindi buon primo maggio a tutti! Primo maggio, su coraggio io ti amo, e cerco lavoro. Basta così, finita così, frate, se ti è piaciuto. Tronca, è bella. Che stai fumando? Niente, una cosa elettronica. Ancora con questa sigaretta elettronica, allora... Dici che si fa delle risate. È arrivato il nostro Banderas delle vicola. Guardate che bello, leva quella stronzata. Che stai a fare? Abbiamo nel frattempo l'esperto del limo. Cosa ci dice l'esperto del limo? Aspetta, diamo un'occhiata ai giornali, perché noi siamo edicola. Allora edicoliamo, no? Allora, nel frattempo che allarghiamo i giornali, mettiamo la sigla nostra, perché Lorenzo Giovanotti ancora una volta con noi. Oh, però non riesci mai più a farla partire come una volta, eh? Edicola Fiore, Edicola Fiore, Edicola Fiore, Edicola Fiore. Grazie, oggi non ci sarà, vero? Ricordiamo innanzitutto che oggi facciamo, diciamo che c'è il concertone qui a Roma in piazza San Giovanni Laterano. Chi andrà di voi al concertone con Elio e le Storie Tese? Io. E poi ci sarà anche Geppi Cucciari. Ci vai? Vado, ma non te fanno entrare? Ma mi esibisco oggi. Ma dai. Sì, al palco per protesta. Ah sì, che cosa canterai vestito così? Amore ritorna, le colline sono in fiore. Ah! Allora facciano un pezzettino, dai, via, abbiamo tempo. Sai che mi è venuta la bronchite? Amore. Torna, naturalità un po' digestiva questa. Io non l'avessi mai chiesto, Amore ritorna, le colline sono in fiore. Io la finirei qua, ti posso dire. Ma anche lì la faccio così, eh? La finisco qui. Ma sei antichissimo. Poi soprattutto i colletti come si usavano una volta alzati. Saint-Tropez, come Di Martin. Bravo, Di Martin e Saint-Tropez. Dicevamo, i giornali, diamo un'occhiata ai giornali, come vedete c'è il Tempo che dice sul limo, perché si parla del limo. La prima lite di condomini e poi c'è oggi abbiamo preso il Tempo. Perché... Sembra un titolo del manifesto. No, perché c'è l'immagine della. Sì, poi Merkel c'è l'immagine, ragazzi, il nostro condottiero, come noi lo chiamiamo, il condottiero, è andato in Germania a trovare la Merkel. Tutti vanno dalla Merkel, tant'è che la Merkel secondo me quando l'ha vista è con un altro. Però questa è più giovane, per cui ha fatto così, secondo me la Merkel ha fatto abituato a Monti, a Berlusconi, insomma, gente anziana. Finalmente anche la Merkel può avere il suo toy boy, capito? Il suo toy boy. Vabbè, cosa è cambiato? È un torbolino. Basta, sto ridendo, con la bronchite. Adesso Colletta è cambiata, no? Da culona a culetta. Da culona a culetta, perché prima la chiamavano Berlusconi, la chiamava culona, adesso è culetta. Vabbè, solite cose. Com'è che aveva detto lei? Però l'Italia avanti, l'Italia dice, ha già fatto, dove l'ha detto? L'Italia, eccolo, è scritto qua, l'Italia ha già fatto un pezzo di strada che non è la Salerno-Reggio Calabria, sicuramente non è quella, però un pezzo di strada l'ha fatto. Letta ha detto impegno a continuare
risanamento, e dopo poi sono andati in albergo. A Berlino, no? Berlino, a Berlino che giorno è? Te la ricordi? No, però mi ricordo a Berlino. Penso, io ho tirato fuori una canzone a Berlino che giorno è di Garbo. Erano gli anni lontani, anni 80. Sì, ma la notizia è che campeggia. Intanto abbiamo, ecco, l'incontro visto da Diz, l'incontro Letta Merkel, dice alla UE serve crescita, dice Letta, e lei risponde a te serve la ricrescita. Ci siamo quasi. Allora, allora ragazzi, altre notizie, purtroppo dobbiamo parlare sempre di politica. Qualcuno, qualche follower ha scritto, ma parlate solo di politica. Ma queste sono le notizie, ma dopo andremo a vedere un po' di sport, un po' di... Scusa, ma il Panfilo... come no, il Panfilo ma non è vero, era sua insaputa. Lui è andato al molo, ha detto, ma di chi è sto pan? Guarda che è tuo, non è vero. Sequestrato, vedi, Bossi Junior. Me l'hanno calato. Vedi, l'hanno parcheggiato comodo in Tunisia, capito? Un attimo dietro. Ma non è, cioè, nel senso, queste cose succedono delle volte, la gente non se ne rende conto. Tu mi dovrai incolpare il figlio dei Bossi. Non è così. E a sua insaputa, l'altro lui dice che è sereno e ha fiducia nel magistrato. Era pure lontano da casa. Ma te pare che il figlio dei Bossi c'ha una cosa da 2,5 milioni. C'è di euro, ma manco Briatore ce l'ha, neanche Briatore. Briatore, ma sì, avvocato, dimmene una delle tue. No, dicevo che lui l'avrebbe messo sicuramente nell'acqua dolce, lui e il Trota. Avvocato, avvocato, ma avvocato, ma te ci sorprendi. No, scusate, non posso fare a meno, non posso fare a meno di notare il nostro amico sullo sfondo con una felpa stupenda. Ti puoi alzare per favore, me la fai vedere? Siediti, siediti che non si vede più. Si vedeva meglio prima, sì, si vedeva meglio prima e c'era il sole. Sicili, di dove sei? Di dove? Di Palermo, sì. E che fai, Carlo? Lavora. Che lavoro? Minchia, vedi? La festa dei lavoratori, ecco un lavoratore! Che lavoro fai? La guardia giurata. La guardia giurata, applauso a tutte le guardie giurate. Che anche loro insieme alle forze dell'ordine rischiano tutti i giorni, e il nostro pensiero va sempre al brigadiere, al brigadiere che Gian Grande. Speriamo che oggi le notizie dagli ospedali, dall'ospedale arrivino positive. Allora, un'altra cosa, prima di parlare dell'IMU ancora, c'è una notizia che un po' ci fa... Allora ragazzi, non è possibile, dai, su, gli insulti via web al ministro, come lo pronunciamo? Chiege, va bene? Chiege, vabbè, Chiege. È indegno, intollerabile, dice la Boldrini. Vabbè, questo è il bello della rete, possiamo stanno dire massacrando. Vabbè, allora insultate pure noi, insultateci perché noi la difendiamo. Insultateci. Non è degno di un paese, insomma, civile. Chi l'ha detto questo? La rete, sai una rete com'è, no? Cioè, abbiamo il ministro di colore, allora lì giù e via. L'Italia non è un paese razzista, diciamolo forte. Diciamolo forte. Domani torna il Papa. Il Vaticano. Sì, ho capito, stavamo parlando di un'altra cosa. Vabbè, abbiamo un discorso, passiamo all'altro. Domani il Papa torna al Vaticano. Che la... E il carosello comincia alle 6, poi. C'è il Papa e il carosello. No, le 6. Le notizie di agonia sono due, che torna il Papa e c'è il carosello, perché lui è preciso, noi parliamo di una cosa e lui entra subito a gamba tesa. Carosello alle 21:10, alle 21:10. Cosa? Su Rai 1, carosello. Sì, ok, vabbè. Senti, ma ti dà soldi carosello a te, ti sponsorizza, che c'è Davide? Che c'è Davide? Allora siamo a 8:50, non abbiamo ancora parlato. Allora, intanto ci grillini cacciano il senatore Prezzemolino. No, si chiama Prezzemolino? Mastrangeli. L'hanno cacciato dal... Cioè, hanno fatto le votazioni tra di loro. Sai come le fanno le votazioni? Loro, l'88%, ecco dove era l'88% di prima. Era questo, l'88% dei grillini. Niente, si sono preso il computer, hanno schiacciato insieme, hanno schiacciato ESC.
La tosse, la tosse. Questo è bello. E l'hanno cacciato. Poi cosa aveva fatto di male? Era andato dalla Dursu. E vabbè, ma che adesso. Allora, no. La Dursu è un'amica. È brava, perché un grillino adesso non può dare dalla Dursu. Non lo so. Ma scusa, che male avrà fatto? Poi tra l'altro non parlava dalla Dursu. Quello gli faceva domande, non posso parlare. Dice, allora che ci vai a fare? Che ci vai a fare? Vabbè, l'hanno cacciato via. Va bene, chi c'è qua? No, chi è? Ah, la cancelliera, scusate. Allora, l'IMU, signore, quando si parla di IMU non si può che... Beh, qualcuno se ne è accorto che il fatto che hanno detto che l'IMU veniva congelato o non veniva congelato... Tu ci hai preso ieri? Ci ho preso. Signori, ieri John Wayne ci ha preso, ci ha preso. Allora, visto che ci hai preso... Berlusconi ha capito l'inghippo. E allora a sto punto, allora perché ha detto che se non tolgono l'IMU fa cadere il governo, ieri cascava anche visto l'edicola, ha sentito Joe Wayne, è andato in Parlamento. E allora Joe Wayne vi dedicherà una canzone solo per voi, siamo a 10:37, vi dico solo questo, 3, 2 signori, dedicata all'IMU, il suo cruccio. Scusa Joe Wayne, prima di cominciare una domanda, visto che sei così attento all'IMU, ma quante case hai? Una. Basta, ok, basta. Ma perciò mi interessa. Se ce n'avevo due non mi interessavo. Giusto, perché è la prima casa. Vai, giù. Signori. Su 30 anni. Cadenche, una casa. Leggi pure tranquillo. Ma già fatto un mazza così. Ma da quando quel mondo ha deciso. Paga lì e mi senti morire. Presidente, se non leva sta tassa, mangerò tutti i giorni da te, non pagherò mai l'IMU a te, farà l'accertamento a me, ma se gli ha detto se non lo leverà, ti stuverna. Fa casca. Applauso. Vai addirittura a quattro mani. A quattro mani. A quattro mani. A quattro mani, attenzione, chiudiamo signori, abbiamo chiuso dandovi l'appuntamento. Allora scusate, un'altra, due cose volevo dire. Balotelli e Fanni. Si lasciano Balotelli e Fanni, non siamo altri, perché lui ieri aveva detto che se il Real fosse passato avrebbe concesso la fidanzata a tutti i calciatori del Real. Lei si è incazzata e se n'è andata. Vabbè, ha fatto l'estate del culo. Allora sono due espulsi, Mastrangeli e Balotelli. Espulsi, mentre Zanetti, e qui mi fermo, scusate, io voglio fare un appello a Zanetti, lo voglio fare un appello perché intanto l'intervento chirurgico è andato bene e voglio dirgli il tendine, se avesse fatto male il tendine, dico Zanetti, ma che te frega, tanto il tendine, mica è tuo, è di Achille. E dai, ciao sigla! Parla forte. Un saluto a Cico Forti. Stop, giusto, bene. Un saluto grande a Cico. Cico Forti. Si chiama Cico. Allora, Cico Forti, visto che siamo a 13:22, batteremo il record per un appendice su Cico Forti per ricordare a questo nuovo governo, soprattutto al ministro degli esteri Emma Bonino, che è una di quelle battagliere. Battagliere, cara Emma Bonino, mi raccomando, così come pensiamo ai Marò. Pensiamo anche a Cico Forti, pensiamo che sto ragazzo 13 anni sta in, e molto probabilmente è innocente, diciamo molto probabilmente, per non essere quelli che, cioè, noi chiediamo come tutti chiedono che il processo venga rifatto, vengano riviste tutte le prove, anche perché a detta dei tecnici prove proprio non ce ne sono, non c'è niente, anzi io lo posso dire, io personalmente credo nell'innocenza di Cico Forti. Ciao a tutti, ciao. A domani, no, che domani? A domani, ma magari più tardi posteremo ancora. Faremo un'altra edicola show che si chiamerà Edicola Fave Pecorino. Ok, ciao, a dopo, viva il primo maggio! Primo maggio!